Caro Renato, nuovamente qua, benvenuti a tutti alla nostra trasmissione A tavola con Tele Varazze. Quest'oggi c'è un mare esagerato e per calamari non si può andare. Ma per Totani neanche, perché Lugnè, però sì, ti ho dato uno slancio. Due o tre c'erano, quindi l'abbiamo fatto. Allora, cosa facciamo? Che ricetta facciamo oggi? Facciamo dei calamari in guazzetto, praticamente sono fatti con, che non è un guazzetto, un'imbrogliata di calamari, chiamiamola. Allora, un'imbrogliata di calamari, com'è come ricetta? Una media presenza... Abbiamo fatto saltare delle verdure croccanti da una parte. Sì. Poi abbiamo tolto le verdure, nella stessa padella abbiamo fatto saltare i calamari a cuoco bello vivo. Non si può dire, che questi qua non ci seguono più. Sì, vuoi dire? Questo qua è l'ingresso, bisogna essere molto misci. È una ricetta talmente semplice, veloce. I calamari devono saltare con uno spigolo d'aglio fatto, sai che li metti, poi lo togli, gli dà un po' di profumo. Sì. Quando i calamari sono quasi alla fine, ci puoi mettere anche un goccio di vino, non è che ci fa male, ci abbiamo... Però è facoltativo, se lo vuoi più dolce, il calamaro è molto dolce, quindi non c'è bisogno che metti, perché è bello dolce, con i peperoni ti si sposa molto bene. Altrimenti puoi benissimo metterci un goccio di vino che gli dà un po' quello sprino, e quando li fate saltare, che sono cotti, aggiungi le verdure, 2 secondi, un bene. Saltino assieme, una grattata di pepe, un po' di peperoncino. Allora lo facciamo. È un bicchiere di vino. Andiamo in cucina, così gliela presentiamo. Dai. Hai voglia? Dai. Ciao. Per il nostro guazzetto di calamari stai tagliando mezzo gambo di sedano. Faccio di sedano. Vedi, dei quadretti di sedano. Sì. Scusa. Aggiungi mezza carota. Sì, quadrettini, fa un po' di colore, sai? Sì. E anche un po' di gusto. Come no? Quella carota, gli dà dolce, sai? Metto qua. Uno scalogno. Anche lui lo tagliamo. A cubetti. A cubetti abbastanza. Sì. Ne mettiamo ancora uno perché ci vuole. Lo scalogno poi ha delle proprietà che ha un gusto anche, cos'è? Mezza cipolla e mezzo aglio. È un mix. Però è cosa, c'è anche molto leggero, sai? Sì. Ecco. Vedo che hai aggiunto anche un pezzettino di peperone. Il peperone rosso. Perché gli dà un po' di sapore, sai? Che stai tagliando. Adesso c'è il peperone giallo. Tiene quasi voglia di mangiare. Mettiamo anche un peperone verde, va. E fare un coup de joie. Mettiamo anche un po' di peperone verde. Hai messo tutte le qualità dei peperoni, sì. Rosso, giallo e verde. Ho visto che hai preso una padella di rame e l'hai messa sopra a un fuoco molto vivo. Abbastanza vivo, sì. Ehi, senza tappo non si apre. Adesso fai un fondello d'olio. Fondellino d'olio. Ovviamente rigorosamente d'oliva. Extravergine, sì. E lo porti in temperatura. Sì. Il nostro olio ha iniziato a croccare e il nostro Renato ha versato le nostre verdure. Questa che bella. Poi vedo che stai usando un cucchiaio di legno. Sì, perché sarebbe un peccato andare a rovinare questo. Il fondello della padella. Sì. Quanto le fai andare su? Due minuti. Perché per sprigionare i suoi sapori devono arrivare a 80 gradi. Quindi 80 gradi ci arriviamo con facilità. Questa la passiamo di qua. Vedo che stai tagliando dei calamari. Un calamari che abbiamo pulito precedentemente. Sì. Anche le teste. Diamo un indizio ai nostri telespettatori, più o meno il peso. Penso sui 200 grammi. Cioè. 200 grammi. Tagliamo i tentacoli. Questo. Vedi, senti come vanno bene.
molto buona anche la seppia fatta così, eh. Questa è una bella porzione, non capire. Penso che le nostre verdure hanno leggermente cambiato colore. Sì, vedi, sono già abbastanza pronte, dici, sono pronte. Sì, adesso però ti faccio vedere cosa facciamo. Cosa stai facendo, Renato? Adesso queste sono andate, cerchiamo di farle scendere tutte. Come mai le togli dal fuoco? Perché queste, altrimenti quando i calamari sono cotti, quando i calamari sono cotti, queste qua cosa sono? Sono più niente. Adesso qui ci andiamo a mettere, sta a vedere. Il cavallo così. Andiamo ad aggiungere un goccio d'olio. Torna questo bellissimo degò. E immergiamo. La fiamma è sempre molto viva. Sì, perché altrimenti questi qua te la danno lo stesso l'acqua. Però se tieni l'acqua praticamente alla temperatura è un po' bassa, ti troverai la padella piena d'acqua, perché danno tutta l'acqua. E dandoti l'acqua cosa succede? Che all'interno rimangono asciutti, e quindi se rimangono asciutti rimangono comodi e duri. Vediamo, invece più la padella è forte, e più la danno lo stesso un po' di acqua, perché vedi che stanno usando. Però ne danno una terza parte di quello che darebbero. Poi col fuoco molto alto evapora subito. Sì, è vero. Anzi, adesso se attaccano un momentino, è lì che fa il buono, capisci? Perché ci dà più colore, no? Sì, ci dà colore e sapore. E tutte le cose che si attaccano sono più saporite, eh? Devo mettere un po' di sale. Sale generato, è un sale aromatizzato. Tenete presente che quando fate i calamari, i polpo, le seppie, specialmente i calamari, mettete sempre poco sale. E sono già saporiti per loro stessi. Questo non deve cuocere tanto, eh? L'aglio è ben imbrunito. Vedi, adesso lo lasciamo ancora un secondo e poi lo leviamo. L'hai messo per dare un po' di gusto? Sì, perché? Volendo adesso ci si potrebbe mettere anche un goccio di vino, però non ce lo metto perché li voglio dolce. Se metto il vino cosa succede? Che me li rendo, gli do acidità. Ci siamo? Hai riaggiunto le verdure? Adesso sì, perché siamo a cottura. Quanto hanno cotto? Qualche minuto? Non cotto tanto, eh? Perché o li fai cuocere tanto o li fai cuocere poco. Se li fai cuocere tanto, cosa succede? Che allora diventano cotti perché si cuociono. Se li fai cuocere poco, rimangono belli croccanti. Ecco, andiamo ad aggiungere un goccio d'acqua. Ho fatto un'aggiunta di un mesolo d'acqua calda. Un attimo, di acqua calda e sono pronto. Eccoli qua. Ecco fatto. La ricetta velocissima. Ma buoni, eh? Eccolo qua. Non ho dubbi. Con te in cucina non ho dubbi. Andiamo a impiattare. Guardate che veniva una bella porzione. In effetti è un bel piatto ricco. Hai nuovamente messo la pentola sul fuoco? Sì, sempre per togliere. Quella bella. Aggiungi un po' d'acqua, ecco, calda, bollente. La nostra padella. Sì.
Hai raccolto tutto il sughetto? Tutto il sughetto, che gli zuccheri praticamente raccolti. E questo qua ovviamente lo userai per guarnizione? Sì, sì. Si sente però il tremolo. Una bella pioggia di peperone rosso. Sporcare il piatto così. Poi dolci in fondo. E gli danno fresco, no? Senti che bel profumo che viene. Sembrerebbe dalla menta, se non sbaglio. Due foglioline di menta, olio extravergine col di conca, due gocce d'olio, ti mettino proprio. E tu ci sei in fondo, cosa dici? Una bella grattugiata di pepe nero. Ecco. E il piatto è pronto. Allora, qui abbiamo fatto questi bei calamari, sono pronti, bene. È un piatto colorato, un piatto che abbiamo fatto in 2 minuti, con 2 calamari, 2 peperoni, e un goccio d'olio. Hai visto che piatto che abbiamo fatto? Un grande piatto da maestro. Bellissimo. Ma dobbiamo sempre berci del vino qua dentro. Cosa consigli? Io consiglio vino, non acqua. Beh, qui ci starebbe bene una bella ribolla gialla anche, sai? Non sarebbe male. Vino toscano? Sì, una bella ribolla gialla ci starebbe bene. Perché sono belli, belli grilli, belli che cantano. Poi c'è il pesce peperone, quindi deve essere un bel vino ben disgrasso. Quindi non mi rimane che dire buon appetito. E con sta opera d'arte aggiungo anche io gli auguri. Buon appetito a tutti.